chiamato al professor Ticca, ci dica quali cibi un genitore deve necessariamente accertarsi ci siano nella casa dello studente. Ma un accenno è stato fatto correttamente in quel filmato che abbiamo visto. Frutta e verdura, effettivamente, la cosa più importante, e poi tenere eventualmente degli piccoli snack più innocenti, cioè meno ricchi di grassi e di zuccheri, quindi come un pacchetto di crackers o altro, per spezzare la fame da tenere in camera. Uno studio molto interessante che è stato fatto ha visto che la maggior parte degli studenti che giungono dalla sana provincia italiana cambiano completamente le proprie abitudini quando vengono a vivere da soli in città per studiare. E cominciano a mangiare molto più spesso o al fast food oppure anche a quegli aperitivi molto ricchi di vari prodotti che si hanno a metà del pomeriggio, oppure la pizza, la famosa pizza, che è un ottimo alimento ma da non prendere troppo spesso, perché sia per motivi economici sia perché devono socializzare con gli altri, quindi molto spesso alterano le loro abitudini, dovrebbero mangiare un po' più spesso cucinando magari in casa e appunto arricchendo la loro credenza soprattutto con frutta e verdura che non dovrebbe mancare mai. Allora, professore, con lei in genere tendiamo a sfatare i falsi miti. Ripartiamo con questa nostra buona abitudine. Ci aiuti a sfatare alcuni falsi miti. Il latte cura l'ulcera, è vero? Scusi, non ho sentito. Il latte cura l'ulcera. Ah, dunque, era una favola, che una bella leggenda per il latte. In realtà sarà molto ridimensionata questa. Il latte effettivamente ha un certo potere tamponante dell'acidità gassica nel momento in cui arriva nello stomaco, ma poi in seguito stimola la secrezione di succhi acidi. E poi comunque non sarebbe mai una cura, sarebbe casomai un'attenuazione dei sintomi o una prevenzione di un acuirsi dei sintomi. Quindi è una cosa che è stata molto ridimensionata, anche se non è completamente infondata. Il caffè ristretto dà una carica maggiore di quello lungo. Ah, questo è diffusissimo. Naturalmente il caffè ristretto, proprio perché prodotto con una minore quantità di acqua, estrae meno caffeina dalla miscela, perché più acqua c'è, più caffeina estraiamo. Quindi in realtà ha un sapore più forte, ma contiene meno caffeina del caffè normale. E invertendo i termini, se io voglio avere un caffè più lungo, ma non con troppa caffeina, perché il caffè lungo più acqua estrae più caffeina. Se voglio avere un caffè lungo con meno caffeina, devo purtroppo prendere un caffè normale e allungarlo con acqua calda. Però questo fa ovviamente inorridire le culture del caffè. E infatti viene chiamato il caffè americano, credo. Poi diventa caffè americano. Bere un bicchiere di vino rosso al giorno fa bene al cuore. Qui ci vorrebbe un discorso piuttosto lungo, forse non abbiamo il tempo di farlo. Diciamo in poche parole, effettivamente negli ultimi 20 anni del secolo passato si è accumulata una serie di risultati per cui sembrava effettivamente che anche un modesto, moderato consumo di vino potesse fare meglio che non bere affatto. Addirittura si stava spargendo quasi l'idea, induciamo coloro l'astemio a bere un pochino perché gli fa bene. Questo è stato del tutto ridimensionato, perché si è visto che le sostanze presenti, non alcoliche, presenti nel vino che possono far bene, sono abbondantemente presenti nella frutta e nella verdura, non c'è bisogno di assumere col vino. E purtroppo è stato portato sempre in primo piano un ruolo di pericolosità dell'alcol, quindi c'è questa scomoda presenza dell'alcol. Per cui se un tempo si arrivava per esempio a consigliare dei consumi tollerabili di vino, oggi non si usa più questo termine, si dicono consumi a basso rischio. Cioè se vuoi bere, non superare le 1-2 unità alcoliche al giorno, ma sappi che comunque un rischio lo corri lo stesso. Grazie professor Ticca. A voi, buonasera.